sono Arianna Catarin, sono il direttore dell'ufficio orientamento stage placement e sono contenta insomma di iniziare con l'appuntamento di oggi, questo ciclo anche per il 2017 di Donne Impresa. Per noi questo ciclo è un progetto molto importante perché è da un lato un'attenzione appunto per l'autoimprenditorialità, ma dall'altro soprattutto per chi nell'impresa è riuscito a trovare un ruolo o comunque insomma ad avere dei riscontri molto positivi. Per cui ringrazio moltissimo le relatrici che sono qui presenti e che ci racconteranno la loro esperienza. Ringrazio la professoressa Comacchio che modererà l'intervento e ce ne saranno altri nel corso di quest'anno, insomma penso che il prossimo appuntamento sarà ad aprile, per cui vi auguro ecco, che sia oggi una giornata propositiva e che ci siano degli spunti interessanti per la vostra riflessione sul futuro. Buon lavoro e lascio la parola alla professoressa Comacchio. Grazie Anna. Buongiorno a tutte. Questo è il nostro sesto appuntamento da febbraio 2015 sul tema imprenditorialità femminile. L'abbiamo declinato in settori diversi, siamo partiti dalla moda, siamo passati attraverso il turismo, abbiamo intercettato il settore del food, insomma ci siamo mossi in settori diversi, ma sempre con una fortissima attenzione a imprenditrici che vogliono realizzare un'idea di business con una grande passione, con una grande competenza e che hanno, si trovano in momenti diversi anche del loro percorso da imprenditrici, che quindi possono trasferire quanto hanno imparato fino ad oggi e quanto stanno imparando, proprio con l'idea di condividere questa esperienza con le nostre studentesse e i nostri studenti. Gli incontri che si articolano attorno dei role model, cioè le nostre imprenditrici, hanno questa finalità, voler essere un momento di confronto, ma anche un momento di apprendimento. Cerchiamo sempre di entrare nella loro esperienza e di attraverso la loro testimonianza imparare qualcosa in più sul fare impresa. Sul fare impresa magari non subito all'inizio della propria carriera professionale, ma immaginarlo già come uno dei percorsi. Partiamo da un dato: la popolazione femminile è il 50% della popolazione, ma la popolazione imprenditoriale femminile è solo il 31% di tutti gli imprenditori, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare per portare le competenze e la passione delle donne che rappresentano metà della nostra popolazione ad esprimersi anche in chiave imprenditoriale. Quindi anche oggi abbiamo tre imprenditrici che hanno lanciato tre tipi di impresa diverse tra loro e estremamente interessanti, e con loro cercheremo di capire cosa vuol dire fare impresa, quali sono le difficoltà da affrontare, ma anche quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati. Però questo tipo di incontri oggi mi fa piacere si inserisce in un contesto molto più ampio di respiro europeo, che è la settimana europea per la startup. Quindi il nostro programma parte da qui, parte da
da un intervento che avremo di Marianna Vianello, official co-organizer della startup Europe Week Venice e CEO di KeePass, proprio per capire cosa oggi significa startup anche a livello europeo. Poi abbiamo il gradito intervento di Alberto Capuzzo, direttore della Camera di Commercio, che diversamente da quanto abbiamo in programma, invece di aprire, al quale chiederemo di chiudere, di tirare un po' le fila dei nostri ragionamenti. Allora, intanto benvenuto, è qui con noi il dottor Capuzzo, grazie di averci raggiunto. Buongiorno, benvenuto. E passerei subito la parola, perché siamo già un pochino in ritardo, a Marianna Vianello. Buongiorno, anche noi. Allora, questo è il quarto giorno di Startup Europe Week, siamo quasi alla fine, domani è l'ultima giornata, è la seconda edizione in Europa, insomma, di questa manifestazione, è la prima volta che arriva in Veneto e Venezia è proprio l'unica città in Veneto che ospita per questa edizione Startup Europe Week, quindi direi un appuntamento molto importante. Sono veramente contenta che in poco tempo il servizio placement di Ca' Foscari, insomma, sia riuscita con anche un prezioso intervento della Camera di Commercio a organizzare questa iniziativa tutta dedicata alle startup al femminile e alle aspiranti imprenditrici. Perché penso che sia assolutamente utile, ecco, dare questo tipo di spunto tutto dedicato proprio al mondo femminile delle start-up. Proprio brevemente introduco cos'è questa manifestazione, che lavora su due livelli in contemporanea, sia local sia europeo. Quindi è proprio una grande regia che viene fatta dal team di Startup Europe Week, che è un team con provenienze da vari paesi europei e che ha lanciato una call selezionando dei co-organizer appunto in tutta Europa e non solo, anche fuori dall'Europa, e per creare appunto questa enorme manifestazione che si svolge in simultanea con la partecipazione e la collaborazione di oltre 280 co-organizers e oltre 40 paesi appunto. Io vi invito a seguire anche i social che vedete nella slide della manifestazione, e anche per vedere appunto a più ampio respiro cosa sta succedendo, cosa è successo nei giorni scorsi e cosa succederà ancora domani, sia nelle altre manifestazioni italiane sia europee. E questa manifestazione importante è patrocinata anche dalla Commissione europea. Questo è l'hashtag ufficiale dell'evento, vi invito a fare anche live tweeting e posting anche su Facebook, anche Instagram se volete, utilizzando questo hashtag, e se volete aggiungiamo anche l'hashtag a seguire Venezia. Questo è proprio solo un estratto di una parte di queste manifestazioni che si stanno organizzando a livello europeo. Siamo nel chapter di Venezia oggi e siamo appunto al quarto appuntamento. Qui non vedete, non ci stava nella slide il primo, che è stato l'evento lancio al Vega, e domani seguirà al Feltrinelli Bistrot l'ultimo appuntamento, che è però già sold out, di Startup per Freelancer Casual Meeting. E la collaborazione su Venezia per questa settimana vede in primis il team di Startup Europe Week, poi KeePass, che è appunto la società di cui io faccio parte, il Vega, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, l'Università Ca' Foscari, FabLab Venezia, Sumo Società Cooperativa, Formaset, Media Partner anche Marketers Club, e poi tantissime collaborazioni che vanno dalla Commissione Europea fino appunto alla Camera di Commercio Delta Lagunare e Venezia Rovigo. Io vi invito a visitare e consultare non solo oggi, ma insomma tenerlo d'occhio anche nel corso del tempo, startupeuropeclub.eu. Questa piattaforma permette ad esempio di vedere la mappa, ancora diciamo uno stadio abbastanza iniziale, ma insomma speriamo che anche grazie a questa manifestazione cresca,
di tutte le realtà importanti per il mondo appunto delle start-up. Quindi è proprio una mappa a livello europeo dove, tra l'altro, se siete start-upper o se siete, diciamo, comunque un soggetto, forse anche l'università credo si possa registrare, potete segnalare appunto come portatori di interesse, come, diciamo, member di questa mappa europea. E nella stessa piattaforma troverete sempre un aggiornamento anche delle call, delle competition, dei bandi a livello europeo interessanti per le startup. Quindi penso che sia proprio adesso, ad esempio, ce n'è una aperta che scade il 25 aprile e vi invito, insomma, a tenerla d'occhio. E da ultimo, per chi si è registrato, oppure magari ci possiamo mettere d'accordo, chiedo anche al settore placement, con una mail possiamo fornire il link per scaricare gratuitamente questo ebook dedicato ad alcune esperienze particolari di startup a livello europeo, ecco, che viene gentilmente donato da Startup Europe Week. E concludo con il video ufficiale di Startup Europe e vi auguro una buona visione. If you are a European startup, Startup Europe Club has the answer to all your questions. Let us give you the tools and support you need to take your business to the next level and gain visibility in Europe and abroad. StartupEuropeClub.eu is the one-stop shop for startups in Europe. Are you ready? Let's begin! We have accelerator programs and we are always organizing events, including hackathons, meetups, Ask Me Anything sessions, and webinars, just to name a few. In fact, we even give you the opportunity to apply and have your costs for attending covered. Networking plays a key role in your entrepreneurial journey. That's why we are here, to connect your startup with mentors, investors, corporations, business angels, and every contact you need to give your startup a boost. We are always sharing with you important information regarding funding opportunities available and the regulations to start your own business within Europe. No matter where you are based, you'll find local support from us, because Startup Europe is here to help entrepreneurs like you. We are present in more than 19 cities. And if you are looking for new customers or trying to expand your business to another continent, check our networks within Silicon Valley, India, and Africa. Just let us know what you need and we will find it for you. Startup Europe aims to engage new actors to start and the existing ones to grow using the power of technology. Join the club and be a part of something bigger than you. Together, we can build a stronger and more connected European ecosystem. Visit StartupEuropeClub.eu, subscribe to our newsletter, and follow us on Twitter. Abbiamo visto quello che Startup Europe può offrire alle potenziali imprenditori e imprenditrici. È un ecosystem digitale, ma non solo. Abbiamo visto che ci sono location in tutta Europa e quindi possibilità di rivolgersi a Startup Europe. La parola chiave è ecosystem, l'ecosistema, l'ambiente che possa sostenere e aiutare una startup nascente. E qui la domanda che rivolgerei al dottor Capuzzo è proprio questa: quali sono le caratteristiche di un ecosistema che possa aiutare in particolare l'imprenditoria giovanile, in particolare l'imprenditoria universitaria, e cosa possiamo fare per rinforzarlo, dato che l'Italia non sempre si colloca al meglio nei sistemi di ranking per gli ecosistemi, per l'imprenditorialità. Buongiorno a tutte intanto.
scusandomi per il ritardo, che non è una mancanza di rispetto nei confronti né degli organizzatori né tantomeno di voi, ma provenendo dalla terraferma raggiungere Venezia è sempre un problema non agile e non semplicissimo. Detto questo, e dicendo che mi trovo sempre non perfettamente a mio agio di fronte a platee esclusivamente o quasi esclusivamente femminili, no, a mio agio nel senso che nell'esperienza che ho sono platee sempre estremamente esigenti di informazioni precise ed accurate. Allora, è una domanda importante quella di costituire o di che cosa un territorio come quello veneziano. Camera di Commercio Delta Lagunare a competenza Venezia Rovigo, ma in genere diremmo il sistema camerale offre. Non è facile perché è un insieme di singole iniziative o singole possibilità che creano quell'humus su cui poi si innestano anche le idee imprenditoriali e che danno origine poi alle start-up. Ecco, rispetto a questo, e augurandomi fra poco tempo di vedervi tutti quanti iscritti al registro imprese, che è il registro che ha sede in Camera di Commercio, dove si devono obbligatoriamente iscrivere tutte quante le imprese che iniziano ad operare. La Camera di Commercio, attraverso il suo braccio operativo che è Camera Servizi, fornisce una serie di servizi a supporto di chi ha un'idea imprenditoriale. Perché dal germe iniziale, che è quello di un'idea, all'apertura, ma soprattutto aprire, è anche sostanzialmente abbastanza semplice ormai, ma poi mettere in piedi un'attività che abbia una sua sostenibilità, il passo non è né scontato né semplice, ma non per questo non fattibile. Allora, una delle prime cose che noi cerchiamo di fare attraverso dei percorsi di informazione, di orientamento strutturati, che sono forniti ancora per quest'anno, ritengo, a livello istituzionale, quindi vuol dire assolutamente in modo gratuito, è quello di fornire un quadro di riferimento di cosa significa sviluppare un'idea e portare da questo alla costruzione di un business plan, ma soprattutto anche approfondire quelle che sono le tematiche, alcune tematiche che sono connesse specificatamente all'idea e all'attività e al ramo che uno decide di sperimentare. Questo è fatto di un insieme, stiamo parlando di quello, siamo perfettamente nell'ambito dell'ecosistema, ovvero di quello che viene fornito a questo germe, a questa piantina, a questo seme, per poter pensare di cominciare a svilupparsi. Perché il problema più grosso su cui incrociamo, allora noi mediamente attraverso lo sportello Nuova Impresa vediamo un migliaio di persone all'anno, che non è propriamente un numero limitato. Quindi le tematiche più grosse su cui impattiamo sono date dal fatto che ci sono delle bellissime idee che devono però poi essere messe al vaglio della sostenibilità nel tempo, sia per quanto riguarda la capacità anche di, quando dico sostenibilità, di avere un mercato. Non è sempre detto che debbano essere delle idee stratosferiche. Qua apro e chiudo una parentesi, spero di non irritare la suscettibilità di nessuno, tipo H Farm, che come sapete è uno degli incubatori più interessanti, più importanti del territorio, che lavora su idee e su germi con potenzialità estremamente elevate, potenzialità. Ma nel nostro caso curiamo e soprattutto diamo assistenza sostanzialmente a tutti, per cercare di chiarire con loro, in un percorso poi che si va sempre facendo, sempre più stringenti, e non sono percorsi, ricordatevi, da centinaia di ore, sono 3 o 4 giornate, però interessanti, dove assieme alla persona vengono forniti degli strumenti per cui la persona stessa, il neoimprenditore, sia in grado di costruire, di capire, di entrare di più in quello che è il suo business, quello che potrebbe essere il suo progetto imprenditoriale, per capirne fino in fondo, per quanto possibile all'inizio, quelli che sono gli aspetti positivi e soprattutto i lati negativi. Perché ricordatevi che fare impresa è insito nel fare impresa il rischio,
se non ci fosse il rischio imprenditoriale non ci sarebbe impresa, saremmo capaci tutti a mettere insieme quattro cose e riuscire. La realtà dei fatti è che bisogna essere in grado di quantificare, di capire qual è il livello di rischio a cui uno si sottopone, perché tante volte sull'onda dell'entusiasmo iniziale o più spesso dati gli ultimi periodi non propriamente felici del contesto economico in cui stiamo vivendo, sotto pressione di una necessità, spesso e volentieri si mettono in piedi delle attività, abbiamo visto mettere in piedi delle attività che hanno, in cui i rischi sono elevatissimi e che poi danno origine a che cosa? A delle situazioni di crisi che prima di determinarsi o soprattutto anche di concludersi, peggio ancora, tirano in mezzo tutta quanta una serie di legami, prima economici, poi finanziari, poi sociali, poi parenti, poi amici, a cui... ed è una, purtroppo una spirale che più delle volte è destinata ad andare verso il basso e che trascina, o che meglio, rende assolutamente instabile anche un territorio e un sistema economico, perché avere tanti di questi germi che poi creano queste piccole voragini, voi capite che rende tutto un sistema non eccessivamente stabile. Tutto questo non certamente per dissuadervi, perché siamo qua esattamente per donne impresa, per capire quelle che sono le possibilità e soprattutto incentivare. E la nostra attività, ricordo che tra le altre cose Camera Servizi, ripeto, il braccio operativo della Camera di Commercio, è anche sede del Comitato Imprenditoria Femminile. Quindi, insomma, c'è un legame abbastanza stretto su quelle che sono le tematiche legate a tutta l'imprenditoria femminile. Ma per ritornare al discorso iniziale, allora, quello che noi vi possiamo offrire, e quando dico vi possiamo offrire è da subito, perché questo qua, questi sono dei servizi che sono già implementati, è appunto questo percorso per far crescere la consapevolezza per chi ha un'idea imprenditoriale, metterla alla prova di quelle che sono le problematiche su cui inevitabilmente o prima o dopo uno si scontra, fornire alle persone, noi usiamo il termine, la cassetta degli attrezzi per poter costruire loro il business plan e un progetto imprenditoriale, che poi significa anche tenerlo monitorato, conoscerlo e tenerlo monitorato nel tempo, fornire anche una serie di informazioni relativamente alle possibilità di finanziamento che ci sono, non tutte particolarmente favorevoli, però insomma ci sono anche possibilità di sostegno per le start-up iniziali, cercando di creare appunto quel punto di riferimento perché chi si accinge a operare e a intraprendere un'attività imprenditoriale possa quantomeno iniziare la propria attività con un minimo di consapevolezza. Ecco, uso sempre il termine consapevolezza. L'entrò perché mi viene subito una curiosità, dottor Capuzzo. Voi monitorate, riuscite a monitorare le persone, idee di impresa che dopo aver fatto un percorso proseguono? Avete qualche dato su allora, cosa sta succedendo? Esattamente. Cosa succede? Fermo restando che, come potete immaginare, c'è una data abbastanza che fa un discrimine tra un prima e un dopo, e questa data sostanzialmente nella nostra provincia si colloca tra 2009 e 2010, cioè la crisi che stiamo ancora, da cui siamo ancora dentro, inizia nel 2007, è un'onda lunga, dalle nostre parti comincia a manifestarsi in maniera importante dal 2009-2010, sono passati 7 anni, quindi ecco, con questa data, allora, il nostro monitoraggio com'è? La Camera normalmente, quando mette delle risorse, noi abbiamo un sistema di balance scorecard
per misurare sia gli obiettivi che abbiamo e anche i risultati che otteniamo. E naturalmente gli investimenti, quando prima vi dicevo le risorse sono messe a livello istituzionale dalla Camera, intendevo dire che fanno parte delle risorse che la Camera porta a disposizione, che sono derivate dal diritto annuo che versano tutte le imprese, sono 130.000, grosso modo, le imprese della provincia di Venezia di Rovigo. Con una parte di queste risorse vengono fatte esattamente queste attività che vi ho detto fino adesso. Il nostro sistema di monitoraggio è vedere quelli che passano attraverso i nostri percorsi di formazione, attraverso quelli che sono i nostri sportelli, allora quanti poi aprono un'attività. Questo in parte lo sappiamo abbastanza in fretta, però non sempre il percorso poi porta a un'apertura immediata, perché ci sono dei tempi anche di sedimentazione, per cui uno insomma... Allora noi cerchiamo di valutare attraverso il registro delle imprese che vi dicevo prima, incrociando i numeri, i codici fiscali delle persone che sono passati da noi per vedere quanti a distanza di 6 mesi hanno aperto. Ma poi la cosa più interessante e più importante è che stiamo cominciando a mettere in produzione è quello di verificare a distanza di 3 anni quanti sono rimasti ancora in vita e quanti invece hanno chiuso. Perché la nati mortalità è presente nell'attività imprenditoriale. Si cerca di capire, questo per una valutazione, se c'è una differenza statisticamente probante relativamente a chi esce dal nostro percorso rispetto a chi invece fa un percorso autonomo, per capire anche se l'investimento che viene fatto dalla Camera, che si aggira intorno, grosso modo, tra personale e altra cosa, sono circa 100-150 mila euro che la Camera mette ogni anno tra personale e risorse su questa cosa, ha un ritorno che sia un ritorno realmente misurabile, perché se, capite che se la nati mortalità è identica a quello che succede fuori, significa che noi stiamo scarsamente incidendo su quello che è l'obiettivo. Perché tutto quanto il percorso dello sportello della nuova impresa nacque dalla valutazione che circa il 50% delle imprese, sto parlando degli anni 2004-2005, cioè la fine un po' di periodi delle vacche semigrasse, non grasse, semigrasse, circa il 50% delle aziende che iniziavano nell'arco di 2 anni e mezzo, 3 anni, morivano. Allora, uso un brutto termine, chiudevano. Allora, questo era dovuto sia all'aleatorietà dell'iniziativa, ma anche a una diremo, formazione, a una conoscenza di quelle che sono problematiche imprenditoriali piuttosto scarsa. Da qui l'investimento per l'aumento di una cultura imprenditoriale, che è tipicamente uno degli asset della Camera di Commercio. Avete qualche dato? Allora, fino adesso, ripeto, essendoci quella data che vi dicevo prima, discriminante, per cui insomma stiamo raccogliendo adesso, noi vediamo che mediamente quelli che passano attraverso noi, abbiamo, uso un termine, una redemption tra il 55 e il 60% delle imprese, che è un dato importante. Però non abbiamo, bisogna dire questo, non abbiamo una storicità rispetto ha un dato di confronto. Noi sappiamo che grosso modo il 60% delle imprese che passano attraverso i nostri percorsi poi nel tempo si consolidano. E tutti quelli con cui parliamo ci dicono che è un dato estremamente importante, perché rispetto a dati molto più, come si dice, non che o meglio, imprese, cioè startup di imprese che non hanno avuto percorsi del genere, la nati mortalità è molto, anzi la mortalità è molto più alta. Però insomma stiamo monitorando, stiamo cercando di lavorare. Quello di oggi è una delle nostre, voglio dire, fa parte esattamente delle nostre attività. Ho parlato molto, non vi ho dato un riferimento, ma ve lo do subito e purtroppo non posso, ma insomma ve lo do. Il riferimento è del modo in cui ci agganciamo, potete agganciarci, è una casella di posta normale e un numero di telefono che trovate anche nel sito della Camera di Commercio, nel nuovo sito della Camera di Commercio, comunque è sportello nuova impresa, tutto attaccato, chiocciola, DL, Domodossola Livorno, .camcom.it. Questo è un po' l'indirizzo
dell'ufficio di riferimento. Allora, sportello nuova impresa, tutto di seguito, senza nessun punto o chiocciola, DL, starebbe per Delta Lagunare, è il suffisso, DL, Domodossola Livorno, punto camcom, camera com, camcom.it. Scusate se non lo proiettiamo perché... Il percorso ha delle edizioni che hanno una cadenza sufficientemente frequente, per allora, cui ci si può immaginare che prima dell'estate ci sia un'edizione. Oh, mamma mia, scherziamo. Allora, il percorso viene, i percorsi vengono attivati, ve lo dico, non abbiamo una, grosso modo la cadenza è mensile, ma li attiviamo mano a mano che arrivano le richieste, nel senso che quando ne sta partendo uno in questi giorni, abbiamo circa 60 persone che hanno fatto richiesta. E allora li calendarizziamo a seconda delle... Vi dico subito, c'è quando uno non ha un'idea ben consolidata e ben definita, abbiamo una, e questo lo facciamo abbastanza spesso, abbiamo una giornata informativa a quale vengono date delle informazioni che sono informazioni, diremo, generali, iniziali, che cominciano a orientare, su cui chiediamo che le persone che hanno questa idea facciano anche delle riflessioni, facciano degli approfondimenti. Successivamente, quando insomma hanno maturato anche un'idea, chiediamo loro di, quando apriamo questi corsi, cioè queste giornate, non vogliamo usare il termine corsi, anche perché siamo in un contesto dove insomma l'università, viene chiesto a queste persone di buttare giù quella che è un'idea, cioè fare una piccola descrizione per capire anche fino a che punto è maturata ed è consolidata. E poi partano delle giornate di approfondimento. Queste giornate sono caratterizzate da informazioni che vengono date da professionisti che sono estremamente pratiche. Okay? Cioè c'è poca dottrina e c'è molta pratica. Quindi quando si deve fare un'indagine di mercato o un minimo di indagine di mercato per capire dove si posiziona, vengono anche date delle indicazioni come farla e eventualmente anche dove farla a seconda dei settori di riferimento. Quindi sono estremamente reali. Ricordo anche, visto che sono qua e che con la dottoressa Catarin e il placement, abbiamo fatto negli anni scorsi abbiamo posizionato di questi percorsi anche all'interno e con l'università. Non escludo, anzi, adesso Arianna, scusami se magari non ricordo bene, ma sono un po'... presumo che abbiamo anche previsto qualche cosa durante l'anno, o se non lo è, visto l'affluenza, lo prevederemo anche di posizionarlo in un posto, perché cerchiamo anche di, diremo, mettere in moto questi momenti anche nei luoghi che siano più vicini, anche da un punto di vista logistico, visto che la logistica a Venezia non è un fatto scontato. Negli spazi che siano spazi più consoni e soprattutto anche più, diremmo, utili all'utilizzo. Quindi per rispondere alla domanda, sicuramente io penso, anzi sono quasi sicuro che prima della fine prima di giugno ci saranno uno o due percorsi che partiranno da questo punto di vista. Vi invito quindi per chi è interessato, per chi ha un'idea un po' più, diremo, definita, o anche per chi vuole farsi anche un'idea, contattarci attraverso quella email che vi ho dato, ma che è anche a disposizione del placement, perché i collegamenti loro ce li hanno molto ben più radicati di quello che stiamo dicendo, in modo che questo possa essere un primo momento di contatto per poi approfondire e per vedere anche le possibilità.
Tenete presente, questo è l'altro aspetto, e poi direi di chiudere. Cioè io, tenete presente che questa è la parte che riguarda diremmo la situazione tipo la vostra, ovvero la partenza, lo start-up di impresa. Una volta che si è consolidata l'idea, che è stata aperta e che inizia l'attività imprenditoriale, la Camera di Commercio ha tutta quanta una serie di altri servizi che, ripeto, sono forniti da un punto di vista istituzionale, che sono estremamente poco conosciuti per colpa nostra, perché non li promozioniamo in maniera giusta e corretta, ma estremamente molto importanti per quella che è la vita di un'impresa. Registro di imprese, la possibilità di avere dati di tutte le imprese, insomma ci sono molti dati che possono essere estremamente utili per una analisi di quello che può essere lo sviluppo di un business che uno ha cominciato. Bene, io ringrazio tantissimo la dottora Capuzzo, lo invito a rimanere con noi fin quando potrà. E direi di passare la parola alle nostre ospiti, che vi presento rapidissimamente. Anita De Ross, che è CEO e founder di Kiva International, Cristina Marzola, che è founder di Illa, e Carmen Palmisano, CTO ma co-founder di 14Tech, ok, 14Tech, azienda startup che opera nell'ambito dell'Industry 4.0. Però il nostro format è lasciare la parola a ciascuna delle imprenditrici perché ci possa raccontare la sua esperienza, come si è avvicinato all'idea di impresa e quali sono stati i primi passi. Poi tireremo le fila, poi raccoglieremo chiaramente anche le vostre domande. Io intanto partirei dalla mia sinistra e chiederei a Carmen di raccontarci la sua idea e come nasce 14Tech. Ciao a tutti. Allora, l'idea sostanzialmente nasce da un background che era quello di il mio personale, che era quello di esperienza come consulente su un'area che è lo sviluppo del ciclo di vita del prodotto. Un anno e mezzo fa, quando si è iniziato a parlare di Industry 4.0, abbiamo deciso che, pur ancora essendo anche sconosciuta a molti anche oggi, era un'area su cui puntare e specializzarsi. In particolare, quello che facciamo è aiutiamo le aziende nella fase di a migliorare i processi nella fase di ideazione, sviluppo e monitoraggio del prodotto. Sostanzialmente per accelerare, digitalizzare tutto il processo, accelerare lo sviluppo in modo da in termini umani ridurre il tempo che va dall'ideazione al lancio sul mercato, in modo che il ritorno degli investimenti sia più efficace, più veloce e più sicuro. Se pensiamo, ad esempio, un ambito in cui lavoriamo molto è l'ambito del fashion. Se pensiamo al fatto che le aziende di moda oggi producono dalle 4 alle 8 collezioni all'anno, significa che un'azienda 8 volte all'anno deve ricominciare dal processo di ideare, cioè pensare a quali capi di abbigliamento, disegnarli, produrli e distribuirli a tutti i punti vendita. Questo non capita soltanto nell'ambito del fashion, più o meno tutti i settori hanno sempre più l'esigenza di accelerare i loro processi. Questo è l'ambito su cui abbiamo trovato questa opportunità. Si sta sviluppando soprattutto quest'anno, fine 2016, inizio 2017, ma sarà sempre più orientato verso questo mondo.
Carmen, ci racconti il tuo background, come sei arrivata a questo tipo di esperienza? Io ho studiato informatica, ho iniziato subito dopo la triennale in una società di consulenza. Lì ho lavorato quasi 8 anni. Successivamente sul posto di lavoro ho conosciuto altri colleghi che avevano qualche anno in più di me, quindi loro erano già orientati a creare qualcosa di loro, fare business, quindi sono stati un po' loro che inizialmente mi hanno trascinato su quest'onda di entusiasmo. Non è stato semplicissimo all'inizio, come qualcuno mi ha chiesto stamattina come sta andando, io ho detto quest'anno sta andando bene, ma il primo anno è stato disastroso. Allora, vieni, come dire, coinvolta in un'idea di impresa, era una cosa a cui avevi in qualche modo pensato anche tu nel immaginare il tuo futuro, o è qualcosa che... No, che è entrata in maniera non nuova. Ci avevo mai pensato, però visto gli sviluppi dell'ultimo anno, cioè quello che ho capito è che non bisogna, cioè tutto quello che hai pianificato negli anni precedenti puntualmente viene sconvolto da qualsiasi cosa, cioè tutti i piani che abbiamo fatto il primo anno di ok, partiamo da qui, partiamo da questi clienti, facciamo questi progetti. Dopo 6 mesi, cioè, sono stato un cliente che il primo progetto che abbiamo fatto aveva una scadenza di pagamento a 90 giorni. Dopo 150 giorni non ci aveva ancora pagato e lì ho pensato, vabbè, adesso chiudiamo e ritorniamo a fare quello che facevamo prima. E quindi c'è tutti i piani che possiamo fare, anche se valutiamo, anche se abbiamo l'idea più brillante, se abbiamo fatto tutto il nostro piano di investimenti, piano, alla fine succede sempre qualcosa che è un imprevisto che ti cambia le carte in tavola. Ad esempio, il mese scorso sono stata al Vega sono stata al Vega per parlare, guardare, e mai avrei immaginato, dopo che per un anno e mezzo ho cercato un incubatore, mai avrei immaginato di essere incubata al Vega. È stato un imprevisto positivo, però è quello che mi ha fatto capire che tutti i piani che potrò fare da qua a 10 anni saranno sconvolti. Ma, allora, ovviamente ad un'azienda si chiede di costruire un business plan e provare di costruire una pianificazione che noi sappiamo è estremamente flessibile, cioè pronta a cogliere quelle che sono le opportunità che possono emergere, o pronta ad adattare man mano che le difficoltà segnalano che ci sono degli aspetti ancora di miglioramento o delle fragilità nell'idea di impresa che devono essere rinforzate. Quindi una cosa che emerge, poi che è emersa nelle nostre tavole rotonde, è proprio questa, cioè la forte capacità che ha il team imprenditoriale, non solo l'imprenditrice ma tutto il team, di mantenere aperto, sembra molto aperta l'attenzione verso tutti gli stimoli che arrivano in continuazione dal rapporto con i clienti, al rapporto con investitori, a qualsiasi opportunità che possa essere colta, capacità poi di integrare questo in una pianificazione che viene man mano aggiornata. Però prima di arrivare all'aspetto della pianificazione, volevo chiederti però un'altra cosa, che è: che cosa ha convinto te come persona a intraprendere una sfida imprenditoriale, e quindi entrare come co-founder? Vuol dire che insomma sei entrata con un ruolo fondante in questa società. Quanti siete e che cosa ti ha spinto? Allora, siamo in due. All'inizio ero, non è che avevo dubbi, però era
come tutti, ok, fai un passo che io avevo un posto a tempo indeterminato, ho detto vabbè facciamo questo passo, però poi che succede se non va bene? Quello che mi ha spinto però a un certo punto è stato ok, almeno posso scegliere che cosa fare, fare qualcosa che realmente mi appassiona, e quindi metterci più entusiasmo in quello che realizzi, piuttosto che stare su una società che magari ti viene assegnato il progetto che non ti piace, un progetto non stimolante. Invece in questo ho trovato la possibilità di fare una roba che a me personalmente piaceva. Questo è un aspetto credo fondamentale, no? Quello di pensare che si possono impiegare al 100% tutte le proprie capacità, l'intera passione che può animare una persona. Quanto dell'esperienza, e poi lo chiederò anche alle le altre relatrici, quanto dell'esperienza che hai accumulato nel tuo lavoro dipendente è tornata utile? C'è un dato da cui parto che è questo: quando alle studentesse viene chiesto se pensano ad essere imprenditrici nel primo anno dopo la laurea, c'è solo un 5% che dice sì, ci penso a diventare imprenditrici, però se si fa una domanda a 5 anni la percentuale del 5% cresce al 32%, che è significativo. Vuol dire che effettivamente appena uscita dall'università il livello di rischio e la complessità di avviare un'impresa non è probabilmente subito nelle corde di chi è appena laureato, anche se noi in università cerchiamo di farlo entrare nelle corde lavorando, ecco, molto più d'anticipo per far capire che ci può essere questa possibilità e aumentare quella percentuale. D'altro lato però le esperienze che una persona accumula riescono a arricchire il set di risorse che si possono mettere in campo, e questo spiega questo 32%. Nel tuo caso, allora torno alla mia domanda, nel tuo caso quanto è stata utile l'esperienza pregressa fatta nella società di consulenza per entrare poi con una chiave da imprenditrice in fondo un business simile? Sicuramente dal punto di vista tecnico è stata un'esperienza molto valida. Poi però quando fai il passo che diventi imprenditore ti scontri con una realtà che è quella della burocrazia, che è quella della gestione non solo tecnica ma anche gestione economica dell'azienda, che per quanto ci possa essere gente che ti aiuta, ci possono essere percorsi, è comunque una cosa che nessuno potrà mai prepararti a gestire: lo stress, gli imprevisti. Quindi a quello non ti prepara nessuno, si sbaglia, l'abbiamo fatto tutti, nessuno nasce imprenditore. Però si va avanti, non sono scogli insormontabili, cioè comunque quello che è importante anche all'inizio è l'appoggio degli amici, della famiglia, ma non in termini economici, in termini di sostegno morale. Allora, ci fermiamo qui, ma poi torniamo e farei la stessa domanda ad Anita, cioè innanzitutto di raccontarci brevemente il suo background e come è arrivata ad avviare la sua società. Allora, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi. Diciamo che la mia startup, che si chiama Kiva International, nasce 100% da quello che è stato quello che ho fatto, il mio percorso. Io mi sono trasferita all'estero quando avevo 19 anni, da sola, e mi sono sempre mantenuta per tutti gli anni che ho fatto all'estero, sono stati circa 7, e ho fatto un percorso di studio interamente all'estero, quindi sia la triennale che il master. Ho vissuto a Londra, ma anche a San Francisco. Triennale, master in?
Ok, triennale in relazioni internazionali e politica e il master è stato Public Services Policy and Management al King's College di Londra. E quello che è stato il mio percorso mi ha aiutato moltissimo, oltre ovviamente a fare parecchi percorsi di lavoro, di stage. Ho lavorato al Parlamento inglese per 7 mesi, ho lavorato per una NGO a San Francisco che operava nell'ambito dell'ambiente. Oltre a tutti questi percorsi ho fatto anche lo Student Ambassador, che è una delle cose che forse mi ha spinto di più poi a lavorare e ad aprire la mia società. E, lo Student Ambassador fondamentalmente quando ragazzi come voi studiano all'università e vanno nelle scuole, ma non solo le superiori, addirittura anche andavamo nelle scuole elementari, quindi parlavamo con i bimbi di 5, 6 anni, 7 anni, di quello che è l'università. E quindi spiegavamo un po' quello che stavamo facendo e loro ci facevano delle domande, e a me questa cosa piaceva moltissimo, lo facevo con molta passione e mi piaceva insomma questo tipo di relazione anche con i ragazzi più piccoli. Quando sono rientrata in Italia ho trovato lavoro e facevo un buonissimo lavoro, diciamo, avevo un buon lavoro anch'io a tempo indeterminato e gestivo i fondi pensioni della NATO, però stavo 8 ore al giorno davanti al computer a fare un qualcosa che non mi piaceva. Quindi mi sono detta, bene, perché non provo a riproporre quello che sono state le mie esperienze ed aiutare, magari poter aiutare magari qualche altro giovane che vuole andare anche lui all'estero e fare delle esperienze simili alle mie. Quindi ho utilizzato quello che è la mia esperienza personale per poi creare la mia azienda. Devo dire assolutamente grazie a Camera Servizi di Venezia, perché è stato uno dei primi contatti con quello che era la realtà italiana, essendo stata all'estero tanto tempo, non avevo più contatti che fossero diciamo di un certo livello, quindi non avevo compagni di scuola magari o compagni di università perché appunto ero stata all'estero, per cui è stato assolutamente uno dei percorsi più importanti per me per riuscire ad aprire, perché loro hanno creduto tantissimo in me e quindi ringrazio soprattutto Stefania Giada di Camera Servizi, che è una persona incredibile. E vi non era un endorsement preparato. No, assolutamente, non ero preparato, però è la verità. Quindi se avete un'idea di impresa vi assicuro che troverete delle persone che vi sosterranno tantissimo. Quindi niente, la mia idea di impresa e quello che fa Kiva International al momento sono varie cose. Diciamo che faccio la consulente, tra virgolette, per chiunque voglia andare a vivere all'estero, che sia studente o lavoratore. Quindi io offro pacchetti già prestabiliti, ma anche pacchetti personalizzati. Cosa significa? Che se una persona viene da me e mi dice io vorrei andare a vivere, che ne so, in America, vorrei fare un percorso di un certo tipo, che cosa mi consigli? Che cosa secondo te devo fare? Ho bisogno di un curriculum, di una cover letter, ho bisogno di una motivation letter, ho bisogno di un contatto, oppure voglio andare all'università all'estero, come devo fare? E noi facciamo tutti questi percorsi personalizzati in base a quello che è la richiesta della persona, per cui può essere sia nell'ambito sicuramente dell'università, del master, del dottorato, ma anche nell'ambito magari del lavoro, per cui se una persona mi dice voglio andare a lavorare in un certo settore a Londra, di che cosa ho bisogno? E queste cose le ho imparate facendole, e ho perso tanto tempo ma anche denaro nel doverle fare, per cui secondo me dare una mano da questo punto di vista permette alla persona di risparmiare sia tempo che denaro, ma soprattutto essere indirizzata molto più facilmente verso quello che è la sua idea futura. Un'altra cosa che facciamo sono gli stage all'estero, sia per universitari che per studenti delle superiori, quindi per l'alternanza scuola-lavoro, e questa è una cosa che mi sta molto a cuore, perché penso che i giovani debbano fare delle esperienze di questo tipo per un motivo in particolare. Quando si fa un'esperienza di lavoro, che sia anche solo di un mese o di 2 mesi o magari anche solo di 3 settimane, anche per i ragazzi più piccoli, permette loro di capire se effettivamente quello potrebbe essere il lavoro loro futuro. E non è una cosa banale, perché una persona
che va a studiare e fa un percorso magari di 5-6 anni di studio in un certo settore e poi va, ovviamente una persona studia poi per arrivare a fare un certo tipo di lavoro. Se il lavoro che poi ne consegue dopo tutti questi anni di studio è un qualcosa che non vi piace, avete perso un sacco di tempo. Quindi fare uno stage vi permette invece di capire se effettivamente quello potrebbe essere il settore giusto per voi. Quindi io dico sempre ai ragazzi più piccoli di fare gli stage, dico sempre ai genitori anche di far fare gli stage all'estero, ma soprattutto anche voi ragazzi che siete all'università, fate gli stage e fatene più possibili, cioè fate più esperienze possibili, cercate di vivere più possibile quello che è l'esperienza all'estero e non solo come esperienza magari di lavoro, ma anche come esperienza culturale, perché ci sono tante cose positive all'estero, ci sono anche tante cose negative, quindi l'estero non è lo specchietto per le allodole che si pensa, cioè non è tutto perfetto, ci sono tante cose che non vanno bene nemmeno lì, però è giusto prendere secondo me le cose positive che l'estero può offrire e riportarle nel proprio paese, è quello che ho cercato di fare io. Io ho fatto un'esperienza bellissima di tanti anni all'estero e me ne sono andata proprio perché forse non apprezzavo tanto l'Italia. E l'estero mi ha fatto capire invece quanto l'Italia sia un paese meraviglioso e quanto possiamo lavorare insieme per migliorarlo. Quindi vi dico, fate delle esperienze all'estero, perché se andate all'estero e avete delle certi tipi di competenze, quando rientrate anche le aziende vi daranno comunque soddisfazione e vi potranno offrire un certo tipo di lavoro che non vi aspettate. Per me è stato così, mi hanno offerto un buonissimo posto di lavoro e non mi aspettavo assolutamente di riceverlo. Ho mandato il curriculum un po' così, diciamo, a caso, e, cioè non proprio a caso, però nel senso, le ho mandati e ho detto vabbè dai, se va non va bene, se no altrimenti me ne torno all'estero. Invece ho ricevuto un buon responso dalle aziende, cercavano una persona che avesse fatto delle esperienze di un certo tipo, per cui andare e tornare è giusto anche questo, quindi non si tratta solo di fuga di cervelli, si tratta di andare all'estero, imparare le cose positive e riportarle nel proprio paese per migliorare il proprio paese. Ecco, come capite dalle prime due testimonianze, un aspetto chiave, quello che è emerso anche nelle precedenti tavole rotonde, è proprio questo. Lanciare un'impresa è un'impresa, è una sfida, ci sono elementi di complessità, di difficoltà, up and down. La cosa che resta costante in tutte le interviste e i meppendici che hanno dato la loro testimonianza è questa passione che voi vedete. Quando c'è questa passione così forte, questo rappresenta veramente l'elemento costante che ho incontrato in tutte le persone che sono state parte delle nostre tavole rotonde. Ogni difficoltà viene trasformata in qualcosa che diventa parte del percorso e quindi la passione è qualcosa che assolutamente dovete avere, nel senso scegliete, la cosa importante è scegliete quell'idea di impresa in cui potete riversare l'intera vostra passione, perché questa vi consente di mantenere alta l'attenzione, mantenere alto l'investimento che è necessario man mano. Una domanda, quando hai deciso di lanciare Kiva, dicevi un anno, circa un po' più di un anno fa, il primo passo, sì, che hai fatto, qual è stato? Allora, ho deciso in realtà di lanciare Kiva mentre lavoravo, okay, quindi mentre lavoravo per questa azienda e ho fatto un percorso, in realtà ho fatto un percorso un po' diverso, nel senso che mi ero iscritta con Umana ad un percorso per fare il commerciale estero. Durante questo percorso poi invece ho cambiato idea e ho capito che quello che volevo fare era avere qualcosa di mio, quindi non essere più dipendente. Nel frattempo ho trovato un altro lavoro e questo mi ha aiutato un sacco. E lì poi ho pensato, vabbè, alla fine, voglio dire, sono ancora giovane, ho 28 anni, 27 anni,
quando ho aperto, quindi cioè, chi, perché no? Ho pensato semplicemente di lanciarmi e di dire vabbè, ci provo, mi do tempo 3 anni, 4 anni, vediamo se va bene, se non va bene ne troverò un altro lavoro, che sia in Italia o all'estero, tanto voglio dire, cioè, secondo me chi vuole trovare lavoro lo trova sempre. Mi hanno detto, quando ho vissuto anche in Spagna, mi dicevano ma sarà impossibile trovare lavoro in Spagna in questo, diciamo, in questo periodo, invece ne ho trovati 3. Chi vuole veramente trovare lavoro, chi vuole darsi da fare, riesce sempre in qualsiasi modo, cioè impossibile, io non comprendo chi sta a casa a girarsi i pollici, non è possibile, il lavoro non ti cade dal cielo, quindi o vai e fai e dimostri di essere, cioè, di essere in grado di trovare qualcosa per te stesso, di migliorare la tua vita, altrimenti è dura ovviamente, ma è dura anche aprire un'azienda propria, è dura tutti i giorni, perché ci sono giorni in cui le cose vanno bene e quindi sei contento e ti dai un po' di sprint da solo, diciamo, e ci sono giorni in cui le cose vanno male e quindi ti devi tirare su e rimboccare le maniche e dire vabbè, mi sono imbarcato in questa cosa, ci provo, continuo, se va va, se no amen. Ma così nella vita in generale le cose vanno bene o vanno male, per cui... Allora, due aziende che immaginano un servizio da dare, un servizio B2B alle aziende, come nel caso di Fortintech, un servizio B2C alle persone direttamente, come nel caso di Kiva International. E invece passiamo a qualcosa di tangibile, di bello, come sono le borse. Cristina, come nasce l'idea della tua impresa? E ci racconti la tua esperienza, cosa ti ha portato fin qui? Intanto buongiorno a tutti, anche da parte mia, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qua. Tra l'altro la volta precedente raccontavo, era la laurea di mia sorella che ha studiato qui a Borsa, sono passati un po' di anni. Io invece ho studiato sempre qui a Venezia, quindi torno sempre volentieri, per me è la città più bella del mondo, architettura, e già quando studiavo all'università un po' coltivavo in cuor mio il sogno di disegnare una mia linea di borse, di accessori, ma di borse in particolare, tanto che mentre che facevo l'università ne ho anche disegnata una, utilizzavo tessuti di kimono giapponesi, quindi una cosa, ero andata molto lontana. Invece poi diciamo che... coltivavo questa passione, la raccontavo anche ai miei genitori, provavo, però quando vedevo le loro facce atterrite, insomma, ho detto, bah, magari faccio qualcosa di più tranquillo. Per cui ho lavorato nel campo dell'interior design, poi ho lavorato per un'impresa di costruzioni all'interno di un ufficio immobiliare. Diciamo che il lavoro mi piaceva, dinamico, un ambiente giovane, ero trattata bene, però... sotto sotto c'era sempre quella domandina che mi facevo, era quella di dire ma voglio fare tutta la vita questo, nel senso era come se sentissi che avrei potuto fare molto di più, però insomma non avevo il coraggio di fare il passo. Poi diciamo che la crisi per me è stata un'opportunità, nel senso che ho trovato quel coraggio che forse se le cose fossero andate bene e l'impresa per cui lavoravo non fosse fallita magari non avrei mai trovato. Quindi ho avuto delle persone, degli imprenditori che mi hanno comunque aiutato a partire, mi hanno dato coraggio perché i miei genitori invece erano un po' più prudenti, ma insomma ci sta anche. E quindi ho partecipato a un bando all'interno della Fondazione La Fornace dell'Innovazione col mio progetto di impresa e ho vinto questo bando e quindi sono stata 3 anni all'interno, parliamo del novembre 2013, all'interno di questo incubatore di impresa. Ecco, l'idea che sta alla base di Illa è quella di fare un prodotto assolutamente italiano, anzi locale, quindi sfruttando tutte le maestranze altamente specializzate che abbiamo nel nostro territorio, per quanto riguarda, sia per quanto riguarda la manifattura e anche per quanto riguarda poi le collaborazioni, perché ogni collezione è fortemente caratterizzata perché rappresenta poi la collaborazione con artisti e designer del territorio. Quindi è un agire locale, però pensare a livello globale, perché affiancarsi comunque a laboratori artigiani, come ho fatto io, che lavorano normalmente per grandi brand come Bottega Veneta, Gucci, beh, prima di tutto non è stato facile agganciarli.
Però una volta che li hai agganciati, sai che se comunque riesci a intercettare delle buone opportunità nel mercato, sei in grado comunque di rispondere sia qualitativamente sia a livello di numeri alle richieste di distribuzione nel mercato. Ecco, quindi io ho dovuto affrontare, diciamo, e sto affrontando tutt'oggi questi due temi, quindi primo quello della produzione, che è in gran parte risolto, e poi la parte della comunicazione, quindi tutto l'aspetto commerciale, e lì ci si scontra insomma con una grandissima competizione. Abbiamo la fortuna di avere comunque il Made in Italy, che è comunque un brand che è conosciuto al mondo, e quindi insomma quello è un punto di vantaggio, anche se diciamo che poi non è certificato questo Made in Italy, per cui insomma io sono veramente Made in Italy, ci sono magari delle aziende che non sono totalmente Made in Italy e che possono mettere la stessa etichetta, per cui sarebbe bello che ci fosse una certificazione. Però diciamo che poi la volontà appunto è stata quella poi di affiancare, cioè di rappresentare attraverso i miei accessori la cultura del territorio, quindi questo surplus che è quello proprio di far sì che ogni collezione rappresenti la collaborazione con un designer o un artista, quindi ammantare poi il prodotto anche di un valore materiale e immateriale che deve essere poi trasferito al cliente finale. È stato importante all'inizio per tutte e tre capire esattamente qual era il posizionamento della vostra idea, quindi che tipo di competizione andavate ad affrontare una volta che avevate deciso di creare un vostro servizio / prodotto. Cosa c'era sul mercato al momento della vostra nascita? Al Carmen. Momento della mia, per fortuna, nessuno, non c'era nulla. quello, cioè, soprattutto quando pensate a un'idea imprenditoriale, la prima cosa da fare sicuramente era quella di guardare chi sono i competitor. Se il vostro competitor è Facebook, cioè, non state neanche a iniziare. Sicuramente la prima cosa è quella. La seconda è capire la sostenibilità economica della vostra idea, cioè se ci dovete investire più di 50.000 euro solo per partire, forse rivedrei un attimo l'idea. Nessuno che fa questo tipo di accompagnamento dell'azienda sui processi di digitalizzazione dell'innovazione. Quando abbiamo iniziato ce n'era soltanto una sola, al momento penso ce ne siano altre due, però noi siamo un'azienda molto molto piccola, molto sconosciuta, però lavoriamo per società di consulenza molto grandi, che sono loro alla fine, loro hanno la possibilità di prendere dei progetti così grandi verso clienti molto grandi, quindi noi non abbiamo possibilità di presentarci e avere l'opportunità di essere interlocutori verso un'azienda, certo, che opera in questi settori qua. L'importante è individuare il main contractor che, esatto, diventa il capofila, e poi voi fornite le competenze complementari sul vostro segmento. Cosa c'era sul mercato quando hai deciso di partire? Allora, io credo sia importante guardare i competitor, ma non fondamentale, nel senso che è importante guardarli perché devi vedere ovviamente che cosa c'è nel mercato, e quando ci sono a volte è anche positiva la cosa, perché vuol dire che c'è mercato effettivamente. Se non ci fossero competitor, probabilmente o la cosa non va oppure qualcuno non ci ha ancora pensato, però non sapete, cioè magari investite un sacco di tempo e denaro e poi magari la cosa non va, quindi ci aveva già provato qualcun altro. I competitor servono, sì,
Però voglio dire, guardiamo Facebook, esisteva già una piattaforma del genere quando Facebook è stata lanciata, eppure Facebook è diventata un gigante. Esistevano già altre, magari altre realtà, magari prima che Airbnb fosse stata lanciata, eppure è diventata un gigante. Quindi voglio dire, non è detto che se ci sono dei competitor non si possa in qualche modo entrare nel mercato, magari bisogna forse cercare una nicchia. Una cosa sì che vi consiglio è sicuramente cercare un mercato di nicchia al momento, magari quando iniziate. Poi se la cosa va bene potete anche espandervi in tutto il resto, però cercate di essere molto focalizzate su un qualcosa che magari fanno in pochi o che ci sia ovviamente un mercato, perché l'idea a volte è che una persona ha in testa non è quella reale del mercato vero che c'è poi lì fuori, quindi vedrete che quell'idea che avete voi all'inizio magari non sarà quella al 100% di quella che svilupperete poi magari durante il percorso che fate. Io avevo iniziato più con un percorso, secondo me era più la parte universitaria dello studiare all'estero, ad esempio. Adesso invece mi sono più specializzata sulla parte degli stage, ma questo non lo potevo sapere all'inizio, l'ho scoperto col tempo e ho scoperto anzi che forse mi piace anche di più questa parte qui. Quindi sì, i competitor vanno guardati, però se avete un'idea che vedete che col tempo c'è un mercato per questa idea, se vedete che comunque siete bravi, e ricordate che essere bravi non è da poco, comunque, perché non è detto che i vostri competitor, anche se fanno magari numeri, siano 100% bravi in quello che fanno, quindi i clienti si possono spostare da una parte all'altra. Sì, allora, non avevo mai pensato, cioè producendo in Italia, non avevo mai pensato di poter fare un prodotto comunque low cost. E quindi cioè l'idea era quella proprio di fare una grande ricerca e di fare un prodotto che fosse fortemente esclusivo e fortemente caratterizzato. E, ecco, quindi sì, diciamo che c'è un detto che dice che se sei piccolo devi essere tagliente, quindi quello che diceva anche Anita, appunto, di cercare una propria nicchia di mercato. Io mi sono posizionata su un livello, diciamo, medio-alto, perché poi ho pensato che sì, il lusso è un settore che non c'è, cioè è una parte della fascia del mercato che non è mai in crisi. E poi, appunto, facendo comunque un prodotto made in Italy, sarebbe stato impensabile di mettersi a competere sul prezzo. Non era mai stata la mia idea, però sarebbe stato impensabile. Sì, oltretutto con le cose belle che fai, io vi consiglio di andare nel sito Illa, perché le borse sono veramente splendide. Grazie. Ne abbiamo una da vedere qui fisicamente, che poi chiederemo di mostrarci, perché poi sì, ci crei la curiosità, però sono veramente bellissime e estremamente uniche. Sì. Poi hanno una forma, un'unicità assolutamente distinguibile. C'è un aspetto che viene richiamato molto nei nostri incontri e anche in parte dalle domande, che è l'aspetto del finanziamento. Allora vi chiedo quali sono state all'inizio le principali linee di finanziamento, come siete riuscite a raccogliere l'insieme di fondi che vi hanno consentito almeno di partire. A me dispiace essere la persona più negativa in questa sala. Però inizialmente, quando siamo partiti, abbiamo provato a partecipare a un bando regionale, non della regione Veneto, che è un progetto di un finanziamento di 80.000 euro su un progetto di ricerca e sviluppo. E la prima difficoltà che ho incontrato è che la regione ovviamente ti dava i fondi a fine progetto, quindi a rendiconto delle spese, quindi c'era una banca che ti doveva anticipare questi 80.000 euro, e la banca, quando gli ho chiesto di anticiparmi, mi ha chiesto altri 80.000 euro come fideiussione. Quindi a quel punto ci siamo fermati e non abbiamo più fatto il progetto di ricerca e sviluppo, e siamo semplicemente partiti con
cosa sappiamo fare, iniziamo a farlo realmente senza stare a costruire castelli, iniziamo a lavorare realmente. E quindi non abbiamo previsto grandissimi investimenti, non prendiamo un ufficio, iniziamo a lavorare da casa, possiamo lavorare ovunque. E quindi non ho avuto grandissimi finanziamenti, non ho avuto grandissimi investimenti, oltre che troviamo il modo per sopravvivere i primi mesi in cui fattureremo, ma effettivamente non avremo dei soldi reali. E quindi l'aiuto è stato più che altro un po' dalle famiglie, un po' da TFR, il lavoro precedente. Non abbiamo fatto grandissimi investimenti, li faremo nel 2017, però sono già 2 anni che siamo in piedi, quindi... C'è una storia di bandi, voglio dire, abbiamo sentito esperienze in cui comunque andare alla ricerca sia attraverso start-up, attraverso altre iniziative a supporto delle start-up o fondi diversi, c'è un aspetto, può essere quello di monitorare linee di finanziamento, che siano a fondo perduto, che non siano a fondo perduto. Sicuramente non è semplice, sono competizioni a cui tendono in molti e quindi anche non è facile essere destinatari di questo tipo di investimenti, tant'è che una forma di autofinanziamento c'è in tutte le esperienze che abbiamo sentito. Però l'aspetto importante appunto qui è quello di avere un'idea di impresa che possa trovare un'immediata applicazione e quindi di cominciare veramente a riuscire a fatturare. E quello di avere clienti che pagano 90 giorni diventa un problema. Sicuramente il mio campo a differenza degli altri è che non devo investire in materie prime, materiali, alla fine mi serve un PC per lavorare e niente di più. Teoricamente non mi servirebbe neanche un ufficio, infatti per il primo anno e mezzo non abbiamo avuto un ufficio. Io sul mio settore non ho grandissimi investimenti, a meno che non devi fare un progetto di ricerca e sviluppo e devi inventare realmente qualcosa di nuovo. Avete immaginato comunque di aprire una vostra pagina web, un sito web dove essere presenti, avere una vostra visibilità? Abbiamo un sito web che è puramente istituzionale, però la maggior parte della parte di contatti, networking, la facciamo, sicuramente la facciamo con la nostra pagina web, la facciamo tramite... essendo un settore molto di nicchia, molto specifico, lo facciamo attraverso i canali, attraverso le persone che sappiamo che si occupano di questo e ricercando, almeno personalmente utilizzo moltissimo LinkedIn perché riesce a filtrarmi i contatti in base alle competenze specifiche. Sì, come no, il dottor Capuzzo ci deve lasciare, ma quindi... Il carnevale purtroppo incombe, dovendo occuparmi anche in sede, ho una conferenza stampa in sede. Volevo salutarvi e dirvi una cosa solo. Il tema il tema dei finanziamenti e delle possibilità è uno dei temi più delicati, perché vi consiglio caldamente a tutti di non farvi attrarre dalla possibilità della disponibilità, ma è molto, molto, molto più importante capire come funzionano queste cose, come funzionano questi canali di investimento. Ci sono alcuni che funzionano in maniera diretta, che so io, il microcredito non ha bisogno di una garanzia. Ce ne sono altri invece che prevedono, tipicamente tutti quanti le progettazioni comunitarie, prevedono che tu spendi prima, rendi conti e poi becchi i soldi 6 mesi dopo, forse 6 mesi, se non te ne domandano indietro perché ti contestano qualche spesa. Okay? Quindi questi sono, nel caso di situazioni già consolidate, problematiche che si affrontano bene, ma nel caso di start-up sono
sono esattamente la discriminante tra farlo o non farlo, perché ho la possibilità o non ho la possibilità. Quindi una grande attenzione a come funzionano questi strumenti. Ce ne sono di interessanti e ce ne sono di non all'altezza delle dimensioni o della fase imprenditoriale. Questa è una delle indicazioni che diamo nei nostri percorsi, perché una di quelle cose pratiche, che al di là del fatto che viene fuori un bando dove ci sono massimo 100.000 euro, sì, magari però sono 100.000 che ti danno a fronte di altri 100.000 che ne devi mettere, ma i 100.000 che devi mettere li devi anche anticipare i 100.000 che ti danno, quindi alla fine devi tirare fuori 200.000 per avere fra 6 mesi, un anno e mezzo, gli altri 100.000. Capite anche voi da soli, adesso ho detto 100.000, ma l'impatto finanziario che la cosa può avere. Ecco, scusatemi se mi sono... Grazie. Ma perché grazie. È uno dei limiti. E quindi l'invito a tutti a scrivere e a contattarci. Assolutamente. Da buon lavoro. Niente, chiedo anche a te, essendo di servizio, chiaramente la tua società, magari con investimenti tangibili non sono così necessari, però hai dovuto finanziare come? Allora sì, come Carmen diciamo che non ho avuto grandissimi investimenti, qualcosa sì ovviamente, sono stati tutti personali miei. Non sono andata un po' alla ricerca anche di finanziamenti esterni, però è abbastanza difficile, ho anche lavorato nel campo del microcredito, quindi lo conosco abbastanza bene. E, diciamo che una cosa da non sottovalutare è il passaparola. So che magari non c'entra molto con l'ambito del finanziamento, però vi spiego perché lo collego al passaparola. Allora, nell'ambito soprattutto dei servizi ci vuole tanto marketing, quindi il marketing costa, che sia tramite Facebook, che magari costa tra virgolette poco, che non è vero poi, perché poi si spendono magari quei 20 euro e poi alla fine non c'è nessun ritorno, quindi avete speso 20 euro per nulla. Quindi anche il marketing deve essere ben targetizzato, altrimenti spendete un sacco di soldi. Io ho fatto questo sbaglio all'inizio e non lo faccio più. Il passaparola è il vostro marketing forse di riferimento, la cosa più importante che avete, e vi costa zero fondamentalmente, quindi se lavorate bene e le persone sono contente del vostro servizio vi faranno una grandissima, cioè lavoreranno loro per voi praticamente, quindi cercate di lavorare sicuramente al meglio delle vostre possibilità, di offrire un servizio, un prodotto, quello che è, e soprattutto un customer service. Una delle cose più importanti che ho imparato dal lavorare in Inghilterra, e il customer service è una delle cose più importanti che forse vengono un po' dimenticate qua in Italia, e se avete un customer service di qualità, efficiente, e date un servizio buono, le persone tornano e vi fanno loro passaparola, quindi fanno loro marketing, quindi dovete investire meno. Ecco perché lo ricollegavo. Beh, customer service significa essere comunque lì per la persona, per qualsiasi domanda, sempre essere efficiente. Io rispondo alle mail, entro veramente un paio di ore, sempre. Quindi comunque lo so che lavoro, probabilmente lavoro il triplo di quello. Ah, una cosa infatti, si lavora il triplo, ragazzi, quando avete qualcosa di vostro. Non si lavorano le 8 ore standard, lavorate di notte, di giorno, sempre praticamente. Però non vi pesa, è questa la cosa bella. Perché quando lavorate magari per qualcun altro, 8 ore sono pesantissime, quando lavorate per voi stessi ne lavorate 24, ma sono fantastiche, quindi quella è la cosa forse più bella. E customer service vuol dire essere efficiente, rispondere a, se la cliente ha una qualsiasi domanda, che può essere dalla più banale, dovete rispondere, essere gentili, comprendere, ed è la cosa forse più difficile, soprattutto nell'ambito dei servizi, comprendere le esigenze di qualcun altro che non sono le vostre, che magari voi non vedete come un problema, ma la persona invece davanti a voi lo vede come un problema, e voi non dovete sottovalutare questa cosa, perché se il cliente non è contento non vi farà un buon non darà un buon feedback, e quindi non si creerà questa rete poi che di ritorno del cliente e magari di futuri clienti. In linea di finanziamento, ecco. No, allora, io come ho detto all'inizio ho avuto la fortuna di essere entrata in un incubatore d'impresa, per cui ho avuto un piccolo finanziamento di 15.000 euro, che in realtà però
era, diciamo, era uno sconto sull'affitto di uno spazio, per cui in realtà non era una cifra di cui io potevo usufruire autonomamente, ma era uno sconto sull'affitto di un ufficio. Quindi, però, insomma, è stato sicuramente un aiuto. Essere all'interno dell'incubatore mi ha comunque dato una buona visibilità. Di fatto mi sono autofinanziata, e facendo un prodotto non è semplice. Io, insomma, avevo lavorato un po', quindi avevo messo da parte un po' di soldini, però mi sono autofinanziata, poi ho chiesto un piccolo mutuo, una rata piccola che riesco a pagare abbastanza agevolmente. Diciamo che non era un mutuo agevolato, però era un tasso abbastanza alto. E ecco, quello che io posso dire, molto banalmente forse, però è che la cosa più importante che potete costruire nel vostro business, qualsiasi esso sia, sono i contatti. Nel senso, i contatti vuol dire persone che vi aprono la strada e quindi rendono, diciamo, i percorsi più agevoli e più veloci. Quindi sia il contatto della persona, ad esempio nel mio caso, che ti dà una dritta su un fornitore, quindi su qualcuno, oppure su un consulente, oppure soprattutto nel mio caso, perché poi quella è la parte più faticosa in assoluto, è quella della parte commerciale, della distribuzione, quindi avere delle persone. E quindi bisogna costruirsi una credibilità come persona, perché se tu ti crei una credibilità, quindi sei una persona onesta che si muove in un certo modo, poi quasi magicamente trovi le persone che comunque ti aiutano e ti danno contatti importanti per accelerare poi lo sviluppo dell'impresa. Alle vostre domande, io chiedo, faccio un'ultima domanda, ricomincio da Carmen, magari tu con una corda non semplice, però c'è sempre un momento in cui veramente le difficoltà sono significative e magari viene quasi voglia di dire: ma chi me l'ha fatto fare? Basta, no? Ecco, cos'è che scatta in quel momento? Cioè, ti ricordi un momento, magari ci racconti, e lo chiedo anche ovviamente alle altre nostre due relatrici, un momento in cui di difficoltà, e che cosa ti ha aiutato a superarlo? Allora, sicuramente, come dicevo all'inizio, fate qualcosa che realmente vi piace. Quella probabilmente sarà l'ultimo appiglio a cui vi rivolgerete nel momento in che sarete nella difficoltà più grande. Difficoltà. Nel momento del disastro sarà l'unica cosa che vi farà pensare: sì, ce la posso fare, alla fine faccio quello che mi piace. Se ci sono riusciti gli altri, potrò riuscirci anch'io. Questo è quello che più o meno mi dico sempre in questi momenti. Alla fine, a volte le difficoltà, presi anche dal momento, ci sembrano più grandi di quelle che effettivamente sono. Prendetevi un attimo, guardate la difficoltà da una visuale un po' più esterna, perché magari voi in quel momento siete presi dallo stress e da tutto quello che arriva dall'esterno, però se fate un passo indietro e guardate quella difficoltà da un punto di vista più neutro, magari non è così disastrosa la situazione. Questo vuol dire sempre trovare risorse dentro di sé, e questo è fondamentale, perché le volte anche in un team un imprenditore poi è davanti a se stesso e alla propria e al proprio futuro. Quanto sono importanti anche gli altri, avere comunque delle persone che o sono nel tuo team o comunque rappresentano un riferimento, perché
anche questo è un tema che è entrato nelle nostre tavole rotonde, individuare una persona che possa essere un mentore, un advisor, rappresenta quel appunto, quel giusto, quell'interlocutore che ti consente magari di avere questo tipo di distanza. Ce l'hai, nella tua esperienza? Allora, solitamente ne ho, non è solo una persona, ma è l'insieme di più persone, cioè nei diversi ambiti ho più o meno la persona a cui posso rivolgermi per chiedere appunto quello sguardo esterno verso qualcosa, ma anche il consiglio rispetto a qualcosa che non conoscete. Come dicevo all'inizio, cioè, vi ritroverete in un mondo in cui, oltre la parte, chiamiamola tecnica, che sicuramente conoscerete benissimo, c'è tutto un altro aspetto imprenditoriale che non conoscete. Ed è su quello che personalmente quello su cui chiedo consiglio. Individuate delle persone che possano aiutarvi, possono consigliarvi su quello, ma che può essere anche il vostro, benissimo, il vostro commercialista. persone di cui vi fidate. Che a volte prenderete delle decisioni che non vi sembrano molto razionali, però se vi fidate della persona che ve l'ha consigliato, lo fate tranquillamente. Ecco, un consiglio che emerge sempre è appunto avere una grande passione, essere competenti, come vedete si arriva ad autofinanziarsi, ma mai da soli. Un aspetto fondamentale è avere sempre un set di persone, un team, un advisor o degli advisor con cui fare il tragitto. Non necessariamente saranno le stesse persone dall'inizio ai 3 anni successivi, però sono una risorsa assolutamente fondamentale. Quindi c'è un networking più ampio che ti fa circolare l'informazione sulla tua azienda, che ti fa da arrivare a determinati tipi di fornitori, di risorse interessanti, ma c'è un team più vicino che è assolutamente importante e fondamentale. Ci sono aziende poi che, per esempio, una startup che ho seguito, che conosco, si è creata addirittura degli advisor che ha formalizzato proprio per riuscire a darsi questo tipo di struttura anche in chiave formale. Anita, Cristina, nella vostra esperienza ci sono queste persone che vi hanno aiutato nel momento di difficoltà che c'è? Allora, quando si inizia, soprattutto se iniziate da sole, secondo me essere imprenditore è una cosa un po' strana, perché diciamo che si vuole in qualche modo portare avanti la propria idea, però allo stesso modo hai bisogno di qualcuno intorno a te, e ne hai bisogno tantissimo, cioè è proprio una richiesta incredibile di persone che ti stiano intorno, intanto dai tuoi genitori, da amici, da persone che ti diano un feedback, perché non hai comunque un qualcosa di già costruito che devi seguire, come in un posto di lavoro ti dicono fai quello e tu fai quello. Ogni giorno dovete essere voi ad essere più persone all'interno della stessa azienda, anche se siete uno solo, quindi dovete fare tutto praticamente, quindi anche imparare a fare tante cose nuove, ed è difficilissimo, forse è una delle cose più difficili, proprio perché non ci state dietro, perché dite ma cioè, come faccio a fare il marketing, a fare le chiamate alle scuole, a parlare con i clienti, a preparare i preventivi, come faccio a fare tutto questo, sono una sola e ho solo un tot di ore al giorno. Quindi avere qualcuno che ti sostiene sicuramente è una cosa importante. Il team è tutto, e a volte non è facile trovare una persona che crede nel tuo progetto, proprio perché il tuo progetto non è il progetto di qualcun altro, quindi se entra una persona magari a far parte del tuo team vuole essere pagata e non hai magari l'opportunità di pagarla al momento, per cui la passione in questo caso è tutto, perché riuscite in qualche modo ad attrarre persone che probabilmente potranno fare della vostra passione anche la propria passione, quindi crederci insieme. Quindi
alla fin fine cade tutto sulla passione di nuovo. C'è un momento, un muro che ti ricordi della tua esperienza? Tutti i giorni sono momenti duri comunque, però alla fine cioè, avete deciso questo, per cui andate avanti. Cioè, vedrete che avrete tantissime soddisfazioni, quelle vanno a sopperire tutti i momenti duri che ci sono. Allora, il mio parto dal momento più duro. Il mio momento più duro coincide con il mio momento più bello, che è quello in cui ho avuto quest'ordine di 120 borse che sono arrivate in un department store a Shanghai, e quindi mi sono trovata a dover gestire tipo una quindicina di fornitori per fare la produzione e a seguire anche la nuova collezione, per cui ho avuto una sera, la serata dell'innominato, che tipo proprio... Io quando lavoravo dipendente vedevo certi miei colleghi che piangevano, dicevano questi qua sono pazzi, e io pianto proprio, lacrime amare. E ecco, quello che è importante secondo me, beh, intanto il discorso della passione comunque, cioè alla fine parte da noi, però è fondamentale, fatevi un amico imprenditore, perché l'amico imprenditore capisce esattamente quello che state passando, per cui infatti quella sera mi ha chiamata e mi ha guidata passo passo per superare, diciamo, questa crisi. E poi ti aiutano, è vero, cioè c'è una sorta di, secondo me, legge dell'attrazione, nel senso nel momento in cui c'è una grande passione, una grande spinta che ti fa fare il salto oltre l'ostacolo, perché non può essere altro, perché se uno ragiona in razionalità non lo farebbe mai, quindi una vena di pazzia ci deve essere. Però quello che ti attrae a un certo punto le persone giuste al momento giusto, io mi sono accorta di questa cosa qui, che proprio ti arrivano le persone e tra le tante c'è stato un imprenditore molto importante che adesso è amministratore delegato di un network di imprenditori che investono in aziende, anche aziende magari che hanno avuto un passato importante, quindi le ristrutturano così, e lui ha creduto nel mio progetto, doveva entrare, quindi dovevamo creare un SRL da una ditta individuale, dopo non abbiamo trovato la quadra perché lui voleva dei commerciali che a me non andavano. Però per me, anche se poi non è andata in porto, diciamo, la cosa, per me è stato molto importante, perché io sapevo che lui comunque selezionava pochi progetti su centinaia che gli arrivavano, e per cui ancora adesso siamo in contatto, tra l'altro, e quindi anche queste piccole cose che magari nella pratica, cioè proprio a livello tangibile, sembra che non portino a niente, però in realtà ti danno forza e ti ritarano, diciamo, sulla verso l'obiettivo. Io avrei tante cose altre da chiedere, però mi fermo qui e apro a voi le domande, le curiosità, qualsiasi tipo di chiarimento che volete chiedere alle nostre attrici. Se posso, vi dico un'ultima cosa. È il momento più duro, credo che sia all'inizio, quando ancora non avete aperto e quando state in fase comunque di costruzione della vostra idea, perché comunque non avete reale percezione di quello che potrebbe essere, quindi forse quello è il momento più duro. Quando iniziate e avete anche solo il primo cliente, vi dà una forza incredibile, perché dite ah, ma allora forse questa cosa non è solo un'idea ma sta diventando un qualcosa di concreto, quindi forse il momento più duro è prima. Poi ci sono ovviamente momenti duri anche nel mentre, perché magari le cose non vanno bene, però per me è stato il momento più duro all'inizio. Quando poi prendi il via e vedi che un po' alla volta le cose vanno, inizi a incontrare gente, inizi a incontrare clienti eventualmente interessati, lì dopo le cose un po' alla volta, insomma, vai col flow, insomma, ecco. A proposito del primo cliente, allora io sono Anna Rita e sono una studentessa EGART del corso di economia e gestione dell'arte. E a proposito del primo cliente, come vi siete dati visibilità la prima volta? Ecco, cioè come avete raggiunto il primo cliente? Buongiorno, mi chiamo Elia De Tomasi, sono amministratore di FabLab Venezia e volevo chiedere, condivido al 100% quasi tutto quello che è stato detto, e come potete vedere però io non sono una donna,
Allora, sì. Allora, la mia domanda è: in che cosa l'essere donna vi ha avvantaggiato e in che cosa vi ha svantaggiato invece? Cioè, stati vantaggi e svantaggi, punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce. Chi ha fatto il business plan lo sa. E se ci posso, un'ultima virgola, se c'è stato anche un vantaggio o uno svantaggio magari anagrafico, se avete avuto anche il tema anagrafico, anche questo conta secondo me, gli anni di esperienza, troppo giovane, o troppo curriculata, anche questo conta. Io ho dimenticato la prima. Il primo cliente. Cosa ha portato visibilità per arrivare al primo cliente? Ah, ok. Allora, io operando insomma su un settore che già conoscevo, ho iniziato a chiamare tutti quelli con cui avevo lavorato prima e spiegargli che stavo provando a fare questa cosa nuova. Fino a quando qualcuno mi ha richiamato e mi ha detto ok, proviamo. Quindi c'è stato un attimo di fiducia verso questa nuova esperienza, dato anche dal fatto che comunque avevo progetti e esperienze pregresse alle spalle. E sulla questione età donna, allora, per quanto mi riguarda, io ricordo ancora il primo giorno che mi sono seduta nell'aula universitaria, nella facoltà di informatica, e mi sono guardata intorno e tipo c'erano 4, forse anche meno, ragazze. E lì ho capito che sarebbe stato un mondo difficile per me. ma non è tanto la questione donna o non donna. Per quanto mi riguarda, la questione età. Forse ne dimostro anche meno di quelli che ho. E quindi quando mi siedo a un tavolo per parlare di questioni che sono abbastanza delicate, non sono questioni finanziarie, però comunque sono la produzione, è una questione abbastanza delicata per un'azienda di grandi dimensioni, a volte ho l'impressione che non mi prendano molto sul serio, ma perché dice vabbè, troppo giovane, che ne saprà di delle questioni produttive di un'azienda, di come migliorare la nostra efficienza. Noi lo facciamo da 50 anni, non sarà una persona di 30 anni a dirmi come migliorarla. E basta. Allora, primo cliente. Io ho utilizzato abbastanza i social network all'inizio e ho utilizzato anche le vie degli articoli di giornale. Sono stati scritti un paio di articoli di giornale sulla mia azienda e questo mi ha aiutato moltissimo a dare un po' di credibilità forse alla cosa, comunque a far vedere al pubblico che esistevo, tra virgolette, ecco. Poi lavorando con scuole locali eccetera eccetera, sono andata anche nella mia vecchia scuola e quindi forse questo mi ha aiutato, tra virgolette. Il problema donna no, non in quest'ambito, anzi forse vedono le donne come magari persone un po' più organizzate, quindi no, problema donna assolutamente. Problema età, ci ho pensato io, quindi cioè, all'inizio sì mi facevo qualche problema magari per l'età, però poi ho alla fine quando poi spiego tutto quello che ho fatto magari le persone si rendono conto che magari ne so un po' di più, anche perché comunque all'estero io l'ho vissuto sulla mia pelle, per cui anche gli insegnanti con la quale lavoro diciamo che si rivolgono a me, anzi sono gli insegnanti stesse che mi chiedono ma potresti farci un po' di formazione, quindi no, non ho, per fortuna no. E questo mi fa molto piacere perché significa che la nostra società sta andando avanti su queste cose vecchie che non, secondo me non valgono più la pena nemmeno di essere citate, nel senso problema donna, problema età, no, dipendono le esperienze, dipende dalla persona, dipende dalla bravura, non da queste categorie. Allora sì, parto dal vantaggio e svantaggio di essere donna, non ci ho mai pensato,
per cui questo vuol dire che probabilmente non ho mai sentito il problema, nel senso che non ho mai pensato di essere svantaggiata, anzi probabilmente i miei fornitori tra l'altro sono quasi tutti maschi, per cui insomma se uno si sa comportare in un certo modo magari può avere anche un minimo di vantaggio, perché abbiamo magari alle volte una dolcezza, un modo di fare che magari forse può anche un pelo aiutare, ecco. Comunque non l'ho mai sentito come uno svantaggio, se tu ti poni in maniera seria e professionale non c'è problema. L'età, io sono più grandina di loro perché ho 44 anni, ho cominciato quando ne avevo 40, quindi insomma un'età in cui una donna è comunque già matura, e quindi anche quello non mi ha creato nessun problema. Ecco, su come ho intercettato il primo cliente, molto banalmente guardando un po' in internet, ero iscritta a una newsletter, tra l'altro il contatto me l'aveva poi girato una mia amica, c'era questa, praticamente una società di Milano faceva un po' da tramite con il mercato cinese, e quindi stavano selezionando una serie di brand del vero Made in Italy con prodotti di nicchia, di qualità medio-alta, per cui ho partecipato a 5-6 selezioni, perché la prima selezione era tramite la mail, quindi facendo vedere il sito internet, poi andavi lì a Milano e portavi il prodotto, poi facevano vedere tutto a Singapore, perché Singapore è la sede, insomma, quindi passando tutta questa serie di step, quindi se hai un prodotto che piace, di fatto senza far grandi investimenti, perché alle volte bisogna investire molto per arrivare all'estero, cioè il più grosso investimento è stato quello del mio tempo e del biglietto del treno per andare a Milano, sono riuscita a intercettare un cliente che è comunque un cliente importante. Esperienze, voi sentite che ci sono canali e modalità diverse attraverso quale promuovere la propria idea. Primo, una grande differenziazione tra servizi e prodotti che vanno sul business, quindi il vostro cliente è un'azienda, sono delle aziende, e quindi ci deve essere un canale fortemente professionale, perché quello è il vostro target, che è diverso dalle idee di impresa che hanno come un target non un'impresa di cui potete diventare un fornitore di un determinato servizio, ma un cliente finale, come nel caso di Anita e Cristina, e quindi chiaramente dovete raggiungere un'audience sicuramente più ampia, che può essere locale ma può essere anche internazionale. Non abbiamo parlato di questo, ma ormai molte startup nascono già con una vocazione, se possibile, internazionale, perché il mercato locale spesso non sostiene per dimensioni, o perché non crea tutte quelle opportunità che si possono avere in chiave internazionale. Quindi avere anche un'internazionalità in termini di modo di immaginare il mercato, e poi competenze linguistiche piuttosto che conoscenza dell'estero, questo è un aspetto che sta diventando sempre più importante. Però facendo il passo indietro, per arrivare al cliente le cose cambiano molto a seconda del settore in cui si opera e del tipo di cliente che devi raggiungere. Sì. Prego. Arriva il microfono. Buongiorno, io sono Laura, laureanda in marketing e comunicazione. Oh, bene. Allora. Volevo sapere, nel momento in cui vi siete rese conto di avere l'idea, quindi avete detto ok, adesso decido, adesso parto, cos'è stata la prima cosa che avete fatto? Cioè, ok, adesso inizio. Cosa avete fatto materialmente? Ok, poi c'è anche un'altra domanda che possiamo raccogliere, grazie, sì. Arriva il microfono. Ciao a tutti, io sono Elisabetta, studio commercio estero a Treviso, e la domanda che volevo fare alle presenti ospiti, beh, innanzitutto vi ringrazio, perché è sempre illuminante avere una testimonianza di donne forti e capaci, quindi grazie mille per questa opportunità che ci date. Ma nello specifico io volevo sapere quanto l'ambiente familiare e sociale in cui eravate immersi all'epoca in cui avete avuto la vostra idea è stato capace di condizionarvi, di frenarvi, oppure, non so, darvi quello sprint in più. Vorrei un po' capire come voi siete riusciti ad automotivarvi a proseguire nella vostra scelta, insomma, capire che quello era ciò che dovevate fare, a prescindere da chiunque, a prescindere dalle persone che avete intorno, positive o meno. Eh,
Allora, la prima domanda. Cosa abbiamo fatto dopo la prima idea? Allora, premetto che, almeno per quanto mi riguarda, ma sarà più o meno l'esperienza che potrebbe capitare più o meno a tutti, non è detto che la prima idea sia quella che funzioni. Inizialmente, per quanto mi riguarda, siamo partiti con un'altra idea. Dopo averla valutata, aver guardato i competitor, avere fatto un business plan, quando siamo arrivati alla parte di valutazione finanziaria, ci siamo accorti che prima di tutto ci volevano 3 anni per rientrare sull'investimento, e l'investimento era veramente molto molto alto. Quindi il primo sbaglio è stato quello di metterci anche tanto tempo per arrivare a capire che finanziariamente non stavamo in piedi, quindi la prima idea l'abbiamo buttata via. È una cosa che succede, non vi preoccupate, può succedere anche 2 o 3 volte, non siete sicuramente i primi. Alla seconda, dopo l'idea abbiamo detto, vabbè, iniziamo a mettere in piedi tipo un prototipo di quale può essere la soluzione da mostrare, perché alla fine puoi parlare al cliente, puoi dirgli tutto quello che vuoi, ma alla fine deve vedere qualcosa, deve emozionarsi di qualcosa che tu gli stai vendendo. Quindi dopo l'idea è stato, da un lato vediamo quali sono i clienti, cioè vediamo quali sono i contatti, per quanto mi riguarda vediamo quali sono i contatti, e dall'altro lato era sviluppiamo qualcosa da far vedere, che non sia il risultato finale, perché richiede tanto tempo per sviluppare effettivamente il prodotto finale, sviluppiamo un prototipo da far vedere. Su queste 2 strade in parallelo alla fine siamo arrivati a, da un lato sviluppiamo la parte delle connessioni, dall'altro sviluppiamo il prototipo, e siamo arrivati in poco tempo ad avere una reale risposta da quello che era il nostro mercato. Invece, l'altra domanda, quanto l'ambiente familiare? Penso che dopo 10 anni non sono ancora riuscita a spiegare ai miei genitori che lavoro faccio. Quindi, anche se loro sono le persone più entusiaste del mondo, io ancora non sono riuscita a spiegargli di che cosa mi occupo. L'ambiente familiare, non so quanto incide. Sicuramente nel mio caso molto molto poco, dipende anche dal background da cui arrivate. Tipo, i miei genitori hanno fatto per una vita i dipendenti, i miei nonni hanno fatto i dipendenti, nessuno aveva mai, ma nell'intera famiglia penso nessuno ha mai avuto aspirazioni imprenditoriali, quindi dipende veramente dal background da cui arrivate. Sicuramente non troverete mai una famiglia che vi dirà no, non fatelo, però tipo la mia mi hanno chiesto ma sei sicura di questa scelta? Quindi cioè, la mia mi ha messo un attimo di preoccupazione, ho detto ma sì, non vi preoccupate, cioè, sono giovane, al massimo ricomincio da capo, mi trovo un altro lavoro e ricomincio. Quindi cioè, l'aiuto della famiglia dipende dalla vostra famiglia. Allora, inizio dalla seconda domanda. La famiglia, secondo me, sì, è importante, però è importante il vostro carattere, è importante come vedete voi la vita. E io sono sempre stata una che ho preso tutte le opportunità che mi sono capitate, perché penso che quelle che non prendi le hai perse, per cui più cose fai meglio è. Ho sempre vissuto tutta la mia vita avendo sempre 3 strade aperte, mai una. Quindi sì, mettere te stesso dentro e 100% in una cosa sì, però avere sempre 2 di riserva, perché non si sa mai.
e quindi va sempre bene, mi è sempre andata bene, diciamo, su qualsiasi cosa ho scelto. E, quindi sì, comunque la famiglia conta molto, ovviamente. Io sono stata molto fortunata, i miei hanno sempre viaggiato, hanno sempre, mia mamma comunque è brasiliana, per cui viene da un altro paese, quindi forse abbiamo anche un'idea magari appunto di vivere in un altro posto diversa, per cui mi hanno sempre sostenuta, anzi forse mi hanno sostenuto più loro che io all'inizio che io stessa, quindi cioè, magari io tiravo un po' più indietro, cercavo di essere un po' più razionale, cercare di avere tutte le cose a posto, un quadro completo della situazione quando è difficile averlo all'inizio. E quindi mi ricollego alla prima domanda, che è la domanda che io mi facevo tutti i giorni, ti giuro, tutti i giorni, esattamente questa domanda, esattamente la facevo anche a tutti i miei amici imprenditori e nessuno mi ha mai risposto, ma da cosa si inizia? Dipende. Diciamo che dipende. Io ho iniziato cercando di avere chiara qual era la mia offerta di servizi, quello che volevo fare, poi lo costruisci strada facendo, ma forse quello che intendi tu è che cosa bisogna fare all'inizio perché l'idea non sia più un'idea, giusto? Esatto, è la parte più difficile, cercare dei contatti secondo me. Io ho cercato Camera di Commercio, ho cercato delle soluzioni che potessero in qualche modo darmi una mano a sviluppare tutto quello che ci sta intorno ad un'azienda, che sono appunto la parte marketing, la parte di comunicazione, la parte del, anche solo il sito internet, mi sono fatta fare dei preventivi per capire che tipo di spesa dovevo sostenere, e quindi una volta che hai un'idea di tutto quello che ti sta intorno, dici va bene, ok, devo sostenere questi, cioè dal punto di vista finanziario, questo tot di spesa. Quello che devo fare è andare nelle tot scuole, devo chiamare le scuole, quindi dipende qual è la tua idea, tu hai un'idea in particolare? Ok. Cosa fa? Cercare dei contatti, secondo me è una delle cose fondamentali, dei contatti di persone che in qualche modo vivono in quel mondo, che possa essere il mondo delle start-up all'inizio, per cui qualcuno che ti dica guarda, ci sono 10 persone che fanno start-up e ogni persona ovviamente avrà la propria storia e ti dirà qualcosa di diverso. Devi vedere quello che funziona meglio per te, però quella domanda credimi che me la sono fatta tutti i giorni ed è stato davvero difficile rispondermi, mi sono scervellata per risponderle a quella domanda, tremenda. Scusami, Laura, quando pensi a un'idea, la prima cosa che dovresti fare è convalidare la tua idea, nel senso, hai l'idea di, non so, creare un sito web per qualsiasi roba, chiedi ai tuoi amici e ai tuoi familiari se userebbero quella tua idea per qualcosa, convalida, nel senso chiedi se la userebbero, se gli sarebbe utile, capisci tu se è una necessità del tuo mercato, del tuo settore di riferimento. Poi parlane, nel senso, anche se tu pensi che la tua idea sia bellissima, parlane nel modo che chiedi esattamente, ma tu cosa ne pensi? Magari parlando, magari il 90% delle opinioni sarà roba che tu hai già pensato, roba che non ti può interessare, però magari trovi la persona che ti dice, ma sai che io questa cosa la farei così? Magari non è la tua soluzione, ma potrebbe darti lo spunto per ampliare la tua offerta o migliorare il tuo prodotto. Sì, allora, e io chiaramente facendo un prodotto sono partita dal prodotto, nel senso che non mi sono neanche chiesta quanto sarebbe costato, all'inizio non ho fatto il business plan, non ho fatto niente, siccome volevo che il mio prodotto venisse confezionato da dei grandi maestri artigiani, la prima domanda che mi sono fatta è, ma loro hanno voglia di fare questo lavoro per me? Per cui insomma, dopo in realtà sbattute in faccia ne ho avute a bizzeffe, però poi alla fine insomma ci sono riuscita. Per cui lì è stato il punto di partenza, dire ma il prodotto alla fine lo posso fare, perché non ti faccio il business plan e dopo non trovo nessuno che me lo produce, perché chiaramente la difficoltà, come potete immaginare, è quella di fare piccoli quantitativi, campionari, cose, quando
ti riferisci, comunque i tuoi referenti sono pelletterie, per quanto di piccole e medie dimensioni, che però sono abituate a fare i numeri di Bottega Veneta. Quindi quello è stato il primo step. Il secondo è stato, per me, visto che la mia famiglia non è che non ci credeva, però diciamo che non era entusiasta, poi la famiglia ti appoggia in generale, perché nel momento in cui vede che decidi gli tocca, però diciamo che è stato trovare qualcuno che credesse nel progetto e potesse effettivamente aiutarmi, perché anch'io vengo da una famiglia, la sorella più grande è imprenditrice anche lei, per cui forse ha fatto anche un po' da apripista in questo, però diciamo che, e quindi sono entrata in questo incubatore. E già lì ho detto, beh, insomma, se qualcuno ci crede oltre a me, proviamoci, no? Ecco, quindi è questo. Ecco, l'ambiente familiare più o meno ho già risposto. Io sono Caterina e studio economia, sono al terzo anno di triennale qui in Ca' Foscari, e volevo proprio chiedere a Cristina com'è stata l'esperienza dell'incubatore, cioè se è stata un'esperienza positiva, se ha aiutato, o se invece pensi che comunque da sola saresti riuscita lo stesso. Grazie. Allora, ti rispondo molto sinceramente, perché le risposte sincere sono quelle che aiutano. È meglio esserci che non esserci, quindi è stato di sicuro un aiuto. Non è stato l'aiuto che mi aspettavo. Se lo slogan di questo incubatore è diamo gambe alle tue idee d'impresa, diciamo che un po' le mie aspettative non sono state rispettate, però diciamo che è meglio esserci, nel senso che ti dà visibilità, che ti dà dei contatti, perché io ad esempio anche questo amministratore delegato di questo network di imprenditori l'ho conosciuto attraverso di loro, per cui ti dà delle piccole opportunità. Io sinceramente speravo in un affiancamento un po' più importante, cioè invece lì insomma vedo che alla fine insomma bisogna che ci credi tanto tu, e che ti... Devo dire che l'aspetto positivo quando ti arrangi, da un lato è che magari se non hai una volontà tanto forte rischi di mollare, dall'altro è che dopo 3 anni di sta scuola qua non hai più paura di niente, di nessuno, cioè. Quindi insomma anche il fare fatica alle volte non è solo cioè non è tutto negativo, perché magari trovarsi anche, cioè avere alle volte anche troppi aiuti, quindi insomma ecco, va bene così. Sì, sì. Sì, quello anche è un aiuto. Sì, sì, quello assolutamente può aiutare. Ad esempio, lo studio che mi ha fatto il sito erano dei ragazzi che hanno una ditta che proprio loro fanno grafica e fanno siti, per cui insomma ci si confronta, quindi è sicuramente positivo, cioè non è una perdita di tempo, non è la stessa cosa. È un aiuto, non è un aiuto fondamentale, cioè non è quello che fa la differenza, cioè nel mio caso. Buongiorno, io sono Laura e studio sviluppo economico dell'impresa a Treviso. La mia domanda riguarda un po' quello che è l'atto caratteriale e un po' la personalità, perché secondo me la via imprenditoriale è un po' un'autoscoperta ogni giorno. Volevo sapere qual è l'aspetto magari del vostro carattere che è cambiato, oppure qual è l'aspetto del vostro carattere che invece è emerso, che avete scoperto di voi stesse. Passaggio, insomma. Io sono Sara, studio economia aziendale qui in Ca' Foscari. Non vi faccio proprio una domanda bellissima, ma è una cosa a cui ci si pensa. In caso di fallimento, di flop, voi avevate già il piano B, oppure sì, insomma, che cosa avreste fatto in quel caso se sareste male? Allora, l'aspetto del carattere, per quanto mi riguarda, sicuramente ho imparato a dialogare di più con le persone, scendere a compromessi sull'aspetto diciamo commerciale. Invece il mio piano B
essendo anche ancora abbastanza giovane, per rimettermi sul mercato avrei cercato un altro lavoro, una posizione precedente a quella che avevo. Allora, dal punto di vista del carattere, mi sono messa in gioco e ho imparato a fare cose che non sapevo fare, ed è bellissimo perché comunque le impari da sola, come, non so, montare un video, avere un canale YouTube, fare public speaking, una delle cose di cui avevo più terrore in assoluto, e adesso invece sono tranquillissima. Ed è una cosa importante, perché anche in un futuro lavoro, se dovessi avere il piano B di riserva, diciamo, da dover attuare, mi servirebbero tutte queste cose, quindi sono, non sono mai cose buttate via, sono tutte cose che impari a fare e che ti serviranno sempre comunque in un altro lavoro e nel futuro. E sempre dal punto di vista del carattere, il multitasking, quindi avere tantissimo, cioè veramente imparare cose nuove ogni giorno, e l'autogestione. Autogestirsi non è facile, sembra facile, ma non lo è. Cioè ti devi comunque svegliare ad un certo orario, non hai più un datore di lavoro che ti dice ah, ma sei entrato in ritardo, cioè sei tu il tuo stesso datore di lavoro, quindi ti devi svegliare comunque la mattina presto, devi avere le tue cose da fare, devi gestirtele bene, devi progettarti, che ne so, lo sviluppo di nuovi contatti, e devi partecipare ad eventi, devi creare una rete. E questo non è semplice, una rete di persone, una rete di contatti, una rete di clienti, e quindi tutte queste cose modificano il tuo carattere sicuramente, quindi diventi più consapevole di quello che sono le tue potenzialità, ma anche di quello che sono le cose, diciamo, i tuoi limiti, ecco. E quando arrivi davanti ai tuoi limiti ti rendi conto che hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano a superarli, e quindi probabilmente cresci come, anche come azienda, nel senso, poi tutto dipende ovviamente se le cose vanno bene, quindi riesci magari ad assumere qualcuno che porti avanti quello che tu non sai fare, e credo che questo ti dia l'opportunità di essere un vero leader, perché il leader prende quello che è il positivo, il meglio di ogni persona intorno a sé per creare poi l'azienda che funzioni, quindi questo sì, sicuramente. Come qualità, alla fine tiri fuori quello che hai, nel senso che non è che si può diventare altro da quello che si è, però si tira fuori il meglio di sé, in qualsiasi ambito, per forza di cose. E io direi comunque la capacità di adattamento, cioè l'essere in qualche maniera liquidi tenendo sempre d'occhio l'obiettivo, perché quello, cioè non tu in qualche maniera vai in secondo piano, nel senso che magari ti verrebbe da discutere con le persone, tieni d'occhio l'obiettivo e cerchi di essere molto adattabile, focalizzando. Riguardo il piano B, io prima di intraprendere questa strada qui avevo fatto, vabbè, al di là che potrei in qualche maniera rientrare nel campo dell'interior design, così, però un settore che mi sta molto affascinando, che è molto complesso, in continuo cambiamento, è quello un po' del web marketing, quindi della comunicazione via web. Ho fatto un corso, sto facendo qualcosa per delle altre aziende, per cui ho questo secondo lavoretto, giusto per non annoiarmi, e quindi forse, però non ci voglio tra virgolette neanche pensare, perché insomma mi sembra che le cose faticando comunque stiano andando per il verso giusto, per cui ci deve essere sempre però un po' l'idea di, insomma, di avere comunque un piano B in qualche maniera, perché ci fa stare un pochino più tranquilli. Io ho una velocissima domanda, visto che siamo in un ambito universitario e che la vita dell'imprenditore, io sono figlia di un imprenditore e ho scelto tutta un'altra cosa, anch'io faccio fatica a dire a mio papà che cosa faccio alle volte, però so, la vita di un imprenditore è molto nel fare, no? E poi appunto, soprattutto all'inizio, veramente bisogna continuare a generare, a produrre, quindi non c'è mai un momento di respiro. Però in un ambiente universitario cerchiamo di trasferire ai nostri studenti la passione anche per lo studio, per la formazione, quindi per avere sempre la curiosità di imparare qualcosa di nuovo.
C'è tempo per fermarsi o non fermarsi, c'è tempo anche per pensare, aggiornarsi, formarsi in questa vita vorticosa che è la vostra vita di questi ultimi anni? Ah, tempo non ce n'è tantissimo, ci deve essere, più che il tempo ci deve essere la voglia di farlo. Cioè io tipo l'anno scorso, mentre già avevo avviato la startup, mentre stavo lavorando, mi sono iscritta tipo un master, non è proprio un master, alla Copenhagen Business School in Innovation Management e Digital Transformation. E quindi cioè il tempo, se volete, riuscite, non è tantissimo, è veramente poco, però se avete la volontà di farlo, lo trovate. E dal mio punto di vista invece è fondamentale quello di comunque continuare ad aggiornarsi, perché fa parte comunque della parte del mio lavoro, e proprio come dicevo prima, dalla parte del multitasking comunque impari cose nuove, quindi devi impararle, e a volte fai anche dei corsi, quindi ci sta anche sì, la parte del, insomma, di continuare a crescere come persona e come imprenditore, perché c'è una crescita continua comunque, quindi è importante seguire dei corsi, che siano universitari o dei corsi specifici su qualsiasi cosa, dipende poi anche che cosa si fa. Nel mio caso io faccio un po' tutto all'interno della mia azienda, quindi fondamentalmente sì, devo imparare anche a volte a fare qualcosa, perché magari io non ho studiato marketing, per cui non so fare la parte marketing benissimo, però magari guardo dei video, ascolto dei corsi, vado a, cioè, a degli incontri, ascolto cosa fanno le altre persone, guardo magari anche all'estero cosa non so, leggo dei libri in particolare sul marketing, sui grandi del marketing, e soprattutto video, comunque mi documento, ecco, leggendo articoli eccetera, quindi sì. Sì, anche per me è comunque fondamentale, tempo ce n'è poco, però anche il mio lavoro almeno, cioè c'è ricerca continua anche nel prodotto, quindi cioè la ricerca c'è comunque, è la base di tutto, perché sennò non si va avanti. E però ecco, io nel campo della comunicazione, che è una cosa che mi affascina e che nel mio campo poi è fondamentale, perché il prodotto è il 20% del business, questa è la brutta notizia, o la bella, a seconda. E quindi bisogna proprio saperlo raccontare, comunicare il prodotto, perché se si genera poi un'emozione intorno al prodotto, quello fa sì che poi scatta la vendita. E quindi diciamo che in genere, se faccio dei corsi o se seguo anch'io dei video in internet, sono tutti video un pochino legati al discorso della comunicazione. Come avete capito, io ringrazio le nostre fantastiche come ogni volta, e fantastiche anche perché io cerco sempre di trovare l'elemento comune tra di loro, ma come vedete sono tre persone bravissime in educazione e completamente diverse l'una dall'altra. Quindi la cosa bella che emerge ogni volta è che una donna e un uomo non può essere imprenditrice, imprenditore a modo suo, quindi con la sua vita, con la sua strada, e avere successo a modo suo. Quindi questo è il messaggio che anzi credo che quella sia la, cioè credo che alla fine di tutto la nostra personalità sia la cosa più importante, più forte, e più la mettiamo nel nostro lavoro, secondo me più è vincente, perché non possiamo piacere a tutti, però se troviamo un gruppetto di affezionati siamo contente.